Ninni Bruschetta, che tipo è Enrico, il personaggio misterioso che interpreta in questa fiction? Misterioso, non si può dire niente. Un personaggio cattivo quanto basta, ma non facilmente leggibile. Ma bisogna aspettare di vederlo. Com'è stato lavorare con una grande icona nazionale come Gianni Morandi? Beh, devo dire che è impressionante la coincidenza che c'è tra l'immagine che uno come lui è riuscito in tutti questi anni a dare di sé, anche come uomo, oltre che come grande artista, e che corrisponde esattamente, cioè un galantuomo, una persona dolcissima, per bene, onesta, come tutti i grandi, molto semplicemente, molto semplice. Lei ha lavorato in tantissime serie TV, ma anche sul grande schermo. Qual è il lavoro che le è rimasto più nel cuore? Tanti, tantissimi. Al cinema, sicuramente I 100 passi di Marco Tullio Giordana, L'uomo in più di Sorrentino, La trattativa di Sabina Guzzanti, e almeno altri 7-8 film piccoli come I cinghiali di Portici di Diego Rivales, un film bellissimo fatto tanti anni fa. Mentre in televisione c'è anche una versione cinematografica, sicuramente Boris è la cosa più importante e più bella che ho fatto. Infine un saluto per i nostri numerosi connazionali che ci seguono dal Sud America. Un saluto a tutti i connazionali che sono in Sud America, che in realtà sono in un paese leggermente più grande del nostro, ma che è uguale al nostro, e quindi immagino che si trovino bene tutti quanti. Grazie.